Live Social. Siamo sempre qui a Live Social Interviste Storie. Siamo sempre in collegamento telefonico con i nostri ospiti che ci raccontano le loro storie, le loro vite, le loro passioni. Oggi parliamo di un argomento molto molto carino, molto utile a tantissime mamme. Io ora vi vado subito a presentare la mia ospite, Marta Cristina Salvucci. Ciao Marta! Ciao, ciao a tutti, buonasera e grazie di avermi chiamato. E grazie a te per essere nostra ospite oggi a Live Social. Allora Marta, oggi ci presenti Cuore Lavabile, un tuo progetto, fra pochissimo andremo nel dettaglio. Comunque si tratta di pannolini per bambini lavabili e di come approcciarsi, insomma, all'utilizzo. Prima di entrare appunto nella descrizione, vorrei chiederti un po' da te come nasce l'idea di questo progetto, Marta. Sì, allora il progetto in realtà nasce da una passione che è stata quella proprio dei pannolini. Quando sono diventata mamma li ho scoperti, ci ho messo un po' prima di iniziare, come tutte le mamme sono un po' restie alle novità, certo, di questo tipo, anche se in realtà è una cosa assolutamente legata alle nostre origini, perché fino agli anni 70 c'erano solo i pannolini lavabili, quindi è vero. Niente di così nuovo se pensiamo alla storia dell'umanità. E quindi quando li ho scoperti, dopo averli usati, ho deciso appunto di studiarli e cosa facevo? Ne compravo sempre di più, vedevo una nuova marca, un nuovo modello e provavo, volevo vedere tutto come era fatto, come funzionava, e quindi è nata proprio una vera passione, e l'ho studiati e ho deciso di farlo diventare un'attività, anche perché dopo che ne ho comprati circa una settantina mi hanno detto anche basta, basta. Perché comunque è un investimento. E poi l'altra cosa che mi ha fatto propendere appunto per questa strada è stato che facevo un lavoro che mi teneva fuori casa, diciamo, ad orari un po' improponibili, e quindi con la nascita della mia prima bimba in India ho deciso di stare a casa con lei, e quindi non volendo neanche abbandonare l'idea proprio progettuale di un lavoro e di un'autonomia, mi sono inventata questa attività. Bravo, bravo, è bello anche reinventarsi, creare nuove idee, nuove situazioni, quello è bello. Senti, Cuore Lavabile, quindi tu come ti organizzi e come ti metti poi in comunicazione con tutte le altre mamme? Ma in realtà il lavoro è stato molto naturale, nel senso che chi ti vuole ti cerca e ti trova, per cui sì, faccio lavoro anche di social per attirare nuovi clienti, ma la cosa che mi interessa di più è proprio il rapporto con le mamme, l'aiutarle a capire che si può fare, che non è una scelta impossibile, non è una scelta folle, non siamo delle pazze retrograde. Ecco, perché però si pensa questo? In un bosco. Perché si pensa questo? Perché c'è questa idea appunto po' particolare su questi pannolini lavabili? Ma guarda, in realtà penso che sia prettamente un discorso appunto di pubblicità dall'altra parte, cioè dagli anni 70, da quando si è deciso, anzi hanno deciso che la cosa fondamentale era non fare fatica e risparmiarti tempo perché devi correre a fare qualcos'altro, quando in realtà prenderti cura di tuo figlio, certo, e avere il tempo per lui è una cosa fondamentale, non è un perdere tempo, ma è una questione di cura, fa sempre parte della sfera della cura della tua famiglia. Allora hanno deciso che era questa l'idea che doveva passare alle nuove generazioni, e quindi siamo nati tutti, ma io per prima, ci ho messo 8 mesi prima di iniziare, anche se li conoscevo già. Perché? Perché è facile, veloce, l'usi e getta, lo usi e lo butti. Certo. Quanti di noi vorremmo fare da mangiare con le pentole e avere 200 cucine disponibili che prendi e butti via la pentola? Tutti, penso. Cioè, chi è che ha voglia di pulire dopo che ha cucinato? Certo. Però non è sostenibile, non ha senso, non è logico, e non, soprattutto facesse bene al bambino, dici vabbè, mi sto facendo una cosa che fa bene, però invece no, gli fa anche male, quindi... Senti, ma di che materiali sono questi pannolini lavabili? Cioè, come insomma, dare qualche informazione in più appunto a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Sì, ma guarda, fondamentalmente è come un vestito. Mm-hmm. Io lo dico sempre anche a chi mi chiede cosa posso prendere, cosa non posso prendere. Ed è come un vestito: quando vai in un negozio, c'hai il cotone 100%, c'è il cotone biologico, il cotone sbiancato. Ovvio, certo. Quindi
e anche la vestibilità cambia da tipo a tipo, non è che sono tutti uguali. Compri una maglietta, non è una maglietta che ti va bene quella di una marca o dell'altra, devi provarle. Quindi i tessuti è la stessa cosa, il cotone di una marca non è lo stesso cotone di un'altra marca e viceversa, tutto il resto. Comunque i tessuti sono cotone, quello che ti ho citato prima, il bambù con la fibra di... Oddio. Che ora sta andando molto di moda, diciamo, molto utilizzato fortunatamente. Sì, sì, no, infatti, bambù, cotone, fondamentalmente questi, poi c'è la canapa che assorbe di più, e poi ci sono tutti i materiali invece tecnici che sono studiati apposta per tenere la pelle asciutta, quindi hanno anche quell'effetto, diciamo, positivo dell'usa e getta, che è quello del sempre asciutto tutto il giorno, poi lasciarglielo 12 ore e non gli succede niente, e, cioè non si bagna. E stessa cosa per i pannolini lavabili, hanno studiato tutta una serie di tessuti che servono, che possono stare a contatto con i genitali, che possono essere bagnati di pipì e non dare problemi. E vabbè, adesso ti posso anche citare, ma sarebbe arabo, quindi è inutile. Comunque c'è il Suede, il Micropile, il Pullmax, il Mica, insomma ce ne sono un po'. Bisogna anche lì testare, provare e vedere che cosa piace. Senti, allora siamo qui in radio, qua possiamo condividere, quindi ora puoi dare qualche consiglio a tutte le mamme che ci stanno ascoltando, un messaggio. Sì, il messaggio alle mamme è innanzitutto di informarsi, perché la vera informazione purtroppo non è quella che ti fanno vedere nella pausa del telegiornale con il pannolino e il bambino felice che gattona con la plastica appiccicata alle chiappe, perché... quello è il problema, che noi siamo abituati a pensare che televisione uguale pubblicità uguale verità uguale scelta che dobbiamo fare per forza. Invece non è così, ci sono tantissimi aspetti che io consiglio alle mamme, alle neomamme, quelle che diventeranno mamme, quelle che penseranno di diventare mamme, di informarsi, che è una cosa appunto fondamentale, perché non siamo pazze, cioè sono cose normalissime che si possono fare, non siamo delle Wonder Woman. Conosco delle mamme che hanno due gemelli e lo fanno, mamme che lavorano tutto il giorno e lo fanno, mamme che hanno più figli in contemporanea pannolinati e lo fanno, quindi non è una follia. E poi, come dicevo, ha dei benefici sia dal punto di vista ecologico che proprio di salute della pelle. Salute, ecologico, economico, penso un po' a tutto. Esatto, esatto. Solo benefici io vedo. Esatto, anche perché quello che non sembra, cioè, ed è un altro aspetto secondo me del nostro mondo moderno che andrebbe un po' criticato, è il pagare a rate. Cioè, adesso è tutto, ti puoi permettere tutto perché lo paghi a rate, tanto sono solo X soldi al mese. Un pannolino usa e getta è come una rata. Tu ne paghi 10 a pacco o... vabbè, a seconda delle marche, alcune le paghi 15, altre le paghi 8, insomma no, quello non è importante. È una rata che alla fine di 3 anni, quando le hai utilizzate, è speso dai 1200 euro più o meno fino a 2200 euro più o meno, questo è il range di spesa. Se con un kit nuovo di pannolini lavabili, diciamo top di gamma, ne spendi 600 e tanto, poi li puoi utilizzare con il secondo figlio, lo puoi rivendere, lo puoi dare a una pannolinoteca che li utilizza da prestare alle mamme che non hanno disponibilità economica o fanno degli affitti, insomma ce n'è veramente per ogni esigenza, per ovviamente, sì, per tutti. Infatti, Marta, vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori i tuoi social, i tuoi contatti, proprio per contattarti, per scoprire il tuo mondo, per dare informazioni, perché sicuramente servono informazioni a tutte le mamme, quindi insomma tu sei lì a disposizione. La pagina Facebook è Cuore Lavabile, mi raccomando mettete like, poi il sito web cuorelavabile.com, Instagram cuore_lavabile.com, quindi anche nei social Marta è presente con tutte le sue novità, tutte insomma le sue rassicurazioni e informazioni. Certo, quando volete io sono qua, compatibilmente con due figlie, il lavoro da mandare avanti, certo. I pacchi e tutto ci sono, però diciamo che il telefono e WhatsApp, anche quello è sempre sono immediati, è sempre acceso, sì, sono semplici, sì. Sì. E poi quando hanno bisogno, che hanno problemi di qualsiasi tipo, domande o dubbi,
diciamo che ci sono quasi subito, rispondo perfetto, abbastanza celermente. Perfetto, Marta, ti ringrazio per essere stata nostra ospite, veramente per averci presentato questa tua realtà, questo tuo lavoro, questa tua passione, insomma tante cose insieme, ti ringrazio veramente e salutiamo insieme tutti i nostri ascoltatori. Sì, saluto tutti e buonasera, anzi so che orario di mangiare, buon appetito e niente, mi raccomando, informatevi, passate parola e niente, buona vita. Grazie Marta, veramente, e grazie, ciao a voi e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Live Social.